Regina, Regina, Regina. Olá, olá. La 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 la. San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, 1049 metri sul livello del mare, è il luogo scelto dal Foggia per il ritiro precampionato. È qui che si prepara la nuova stagione calcistica della formazione rossonera, che affronterà questo campionato di Lega Pro unica, un campionato che si preannuncia davvero avvincente. Ben trovati anche oggi all'appuntamento con Calcio d'Estate. Questa volta Calcio d'Estate si è spostata a San Giovanni in Fiore. Siamo allo stadio Valentino Mazzola, dove il Foggia in pratica ha effettuato la sua preparazione durante tutta questa settimana. Foggia che affronterà una rappresentativa di eccellenza locale per la terza ed ultima uscita stagionale prima del rientro in città. Siamo quasi al termine del ritiro e c'è già subito il primo impegno in vista. Il venerdì 8 agosto si gioca la Coppa Italia allo Zaccheria. Sì, già iniziamo subito a fare sul serio e troviamo una squadra davanti che si difende molto bene, ma noi cercheremo di portare a casa una vittoria anche perché giochiamo in casa. Ecco, intanto è stato sorteggiato anche il girone, l'hanno definito il girone della morte, tantissime società accreditate tutte per la vittoria finale. Sì, è un girone a mio avviso molto impegnativo, si vede, è molto evidente che è il più difficile dei tre gironi e noi cercheremo a salvarci e a fare il più possibile. A che punto sei dal punto di vista della preparazione? No, stiamo lavorando molto bene con il mister. Ci sta dando un grande aiuto e stiamo collaborando tutti quanti insieme. Sono in arrivo altri compagni, quindi ci vorrà un po' di tempo, insomma, per riuscire a creare l'amalgama giusto per poter poi esprimersi bene in campo. Oh, già la sintonia con la squadra ci sta, e anche se arrivano nuovi compagni si troveranno sicuramente bene, perché qua c'è un grande gruppo. Da Dario, una curiosità ce la dobbiamo togliere. Sembra che tu abbia iniziato la carriera da calciatore. Poi cosa è successo? Troppo scarso come calciatore, ti sei rifugiato tra i pali? Da piccolo ho iniziato come attaccante, come credo tutti appena iniziano a giocare a calcio. Poi verso l'età di 10-11 anni, ecco, come succede, il portiere non si trova mai, partita mancava il portiere, sono andato io in porta e poi da lì non sono più uscito, ecco. We'll be right back.
palla, lui te la può girare di prima. Beh, questo non possiamo provarlo, questo bisogna intuirlo. Se la palla la metto così, ce la fa a darla di prima. Bravo, dammi la palla. Miguel, buona, torna là. Se la palla gliela do come prima, te la può dar di prima. Se gliela do così, non ce la fa a dartela di prima. Quindi lo fai controllare. Sul movimento, faccio la mezzaluna e vado. Bruno, vieni qua. Oh Bruno, che hai fatto? Oggi hai fatto il cucchiaio durante i rigori. Che ti ha detto il mister? Per fare la doccia. Ah, bravo, grazie Bruno. Bravo, grazie. Ho fatto due rigori, ho fatto il cucchiaio e il mister si è arrabbiato. Buongiorno, siamo con Giuseppe Lo Iacono. Allora Beppe, come ti senti prima dell'amichevole? Grazie Beppe, grazie, in bocca al lupo, grazie Beppe. Piacere Pinuzzo. Oh! Che cazzo fa questo? Tonio! Babbo! Buongiorno, allora siamo con... No Pino, no, guarda che guarda i capelli che c'hai. Siamo con il signor Agostinone. Alpino, come ti senti prima dell'amichevole di oggi? Beh, molto bene. Va bene, grazie, ciao. Grazie, no, l'abbiamo fatto davvero. Alpino, vieni qua, facciamo davvero. Buongiorno a tutti, allora siamo con Giuseppe Sicurella. Allora Beppe, come ti senti prima della partita di oggi? Sono un po' teso, la partita è molto difficile, giochiamo contro una squadra blasonata e niente, però tutto bene nel resto. Va bene. E lei come si sente? Io mi sento bene, spero di far bene, speriamo di vincere questa partita. In camera come ti trova? Sto con uno che russa, che scorregge, che... brutto, non riesco a dormire la notte, grazie. Andiamo con Felipe Curcio. Felipe, qualche parola. Allora, come ti senti questo ritiro, come va per te? No, va bene, tutto a posto, sono con il compagno. Guarda la telecamera. Ah. Cos'è questa musica? Devi sentire un po'. Grazie Felipe, basta. Allora, per questa partita come ti senti? Quello di oggi? Le gambe come vanno? Le gambe? Stanco? Va benissimo. Sì? Prof sta lavorando bene, tutto a posto. Ok, dormi bene la notte in camera? Sì, tutto bene. A posto. Bene? Ok, grazie Felipe. Down.
Amici sportivi, siete collegati con lo stadio Valentino Mazzola di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove è appena iniziata la terza uscita stagionale del Foggia nel suo ritiro precampionato. Attenzione, ecco il tiro e c'è il gol. C'è il gol di Bollino, che porta in vantaggio il Foggia quando sono 20 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Si forma intanto la barriera della equipe Calabria a disturbare la barriera Agnelli e Bollino. Parte Cavallaro che mette il pallone nell'angolino alla destra del portiere Ferraro, portando il Foggia sul 2-0. Ancora un intervento d'anticipo, questa volta di Loiacono, riparte Agnelli velocemente, si porta al limite dell'area, apre sulla destra per Bollino e poi il tap-in da parte di Maza che realizza il terzo gol per il Foggia. Ed ecco ancora il Foggia in azione con Curzio. Ecco l'apertura e c'è il gol. C'è il gol da parte di Sicurella che con una diagonale ha mandato sulla destra del portiere avversario, realizzando il quarto gol per il Foggia. Ecco adesso il Foggia che tenta di ripartire con Agostinone. Ecco l'apertura, contropiede, esce il portiere, porta vuota, tocco di Viteritti per Agostinone che mette in rete il gol del 5-0. Attenzione a questo pallone che termina nelle retrovie, Gigliotti lo allunga in direzione di Addario che apre verso Curzio che però ha un controllo sbagliato, il pallone termina in fallo laterale, rimessa con le mani battuta dall'equipe Calabria. Attenzione che c'è una traversa in pratica, un palla che finisce su incrocio e traversa da parte del numero 19 della formazione locale. Richella sul fondo, mette in mezzo, traversone basso, interviene Bruno se non vado errato che mette in rete, dunque Bruno va a portare il bottino al 30° della seconda frazione. Foggia che fa girare palla da una lato, dal lato all'altro del campo e vedete ancora forte. Richella riceve palla, serve Curzio, pallone in mezzo, basso e Agostinone sotto misura praticamente mette in rete il gol del 7-0. E l'arbitro in questo istante manda le squadre negli spogliatoi. Punteggio finale dunque in questa terza ed ultima uscita stagionale del Foggia nel ritiro di San Giovanni in Fiore. Allora Beppe, ultima gara in terra calabrese per quanto riguarda il precampionato per il Foggia ed è subito gara ufficiale, venerdì il Foggia sarà impegnato in Coppa Italia al suo esordio contro il Melfi. Sì, effettivamente avremo modo già di confrontarci con una squadra che incontreremo comunque in campionato, che è il Melfi. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora in preparazione, sicuramente c'è molto da lavorare sia in campo che anche per quanto riguarda il discorso degli acquisti o di qualche altro giocatore che dovrà arrivare, però pian piano cercheremo di mettere su una buona squadra. Forse arriva troppo presto questo impegno ufficiale, considerando anche insomma, proprio quello che dicevi te, che la squadra non è ancora al completo. Ecco, a proposito, a che punto sono le trattative? Perché insomma, mi sembra che anche i tecnici ormai cominciano un po' a reclamare questi arrivi importanti che possono far fare questo salto di qualità ai rossoneri. Stiamo lavorando da questo punto di vista, nel senso che stiamo cercando di consegnare al mister degli elementi che ci possono dare una mano per poter fare un buon campionato, anche se ribadisco, il nostro campionato sarà un campionato di transizione dove cercheremo di
di fare meglio possibile, però allo stesso tempo di non di evitare di evitare delle posizioni, le ultime posizioni, quindi cercheremo di toglierci qualche bella soddisfazione. Bisogna avere molta pazienza perché i giocatori che abbiamo individuato sono giocatori che vengono anche da delle compagini importanti, quindi bisogna avere un po' di pazienza, però sono convinto che riusciremo nell'intento. Giocatori importanti, no? Uno di questi potrebbe essere una colonna in pratica che potrebbe dare davvero un grosso apporto al Foggia. Non è che questa è una delle sorprese che hai riservato ai tifosi rossoneri? No, vabbè, Beppe era di passaggio, ci è venuto a trovare anche perché è un grande amico, un nostro grande tifoso. E saremmo onorati di poterlo vedere al Foggia, ma in questo momento bisogna essere anche onesti nel dire che lui sta facendo le sue valutazioni, e quindi poi se un giorno deciderà di venire da noi saremo ben contenti di poterlo accogliere. Un giorno che sia insomma piuttosto come dire, vicino, ci auguriamo Beppe. No, come diceva giustamente il direttore, Sono qui come primo tifoso del Foggia, quindi sicuramente era una passeggiata per poter vedere anche Roberto De Zerbi, l'allenatore, che comunque è un altro amico, poter vedere una squadra come lavora, come sta procedendo questa preparazione. Io personalmente penso che il Foggia è qualcosa di troppo importante per me, sia a livello di calcistico che a livello personale, proprio a livello d'amore, quindi non escludo niente, ma è anche vero che in questo momento vorrei fare un'esperienza estera, qualcosa piano piano si muove, però sicuramente in Italia la mia idea è solo e unicamente il Foggia. Quindi diciamo che se non ci fosse un'altra alternativa estero, Foggia sarebbe la prima scelta. Ma questo è il direttore Giuseppe lo sa, però è normale poter giocare in una piazza così importante, è l'ambizione un po' di tutti, perché alla fine Foggia è una piazza che è sempre stata una piazza ambita da tanti giocatori. Io sono di Foggia, sono foggiano, sono tifosissimo del Foggia, quindi però adesso è, come diceva anche Beppe, è prematuro. Poter parlare di qualcosa che si possa sviluppare è prematuro, quindi adesso godiamoci questa partita di Coppa Italia, il primo impegno, io sarò allo stadio, quindi pensiamo positivo, perché c'è un allenatore capace, un allenatore che vive di calcio, e sono sicuro che il Foggia farà un ottimo campionato. Ecco, a proposito del Foggia, al di là della caratura dell'avversario, che Foggia hai visto? Ma è sicuramente un Foggia dove sta lavorando tanto, dove un Foggia che mentalmente già stanno acquisendo dei meccanismi, degli automatismi, però è anche vero che Roberto, sicuramente il mister, vorrà dare più velocità alla manovra, perché comunque erano un po' tra virgolette compassati, ma questo è frutto del tanto lavoro che sicuramente in una fase così importante e delicata della stagione si fa, quindi il Foggia sarà, secondo me sarà il vero Foggia, sarà all'inizio del campionato, quindi io sono fiducioso, anche perché conosco personalmente il mister e so che vive di calcio. È una piazza che il Foggia è una piazza che conosce anche l'allenatore, forse solo da giocatore, ma io posso assicurare che è sempre stato un ragazzo che ha vissuto di calcio. Presce, allora, che indicazioni avete tratto da questa terza ed ultima amichevole precampionato qui a San Giovanni in Fiore? Indicazioni sicuramente positive, perché i ragazzi propongono, diciamo, nella partita quello che proviamo negli allenamenti, e questo sicuramente è di buon auspicio. È normale che la condizione non sarà ottimale per quanto riguarda la prima partita di Coppa Italia, però diciamo che sotto l'aspetto proprio dell'organizzazione tattica siamo a un buon punto. Ecco, si arriva subito un impegno che forse insomma era meglio magari tardasse di qualche settimana, però ecco, la squadra è pronta ad affrontare l'impegno ufficiale. Sì, in un certo senso è anche meglio confrontarsi con le squadre di pari categorie, perché così iniziamo a tastare un po' realmente il lavoro che proponiamo ai ragazzi, e quindi va bene la partita del Coppa Italia, ne avremo due, quindi sarà sicuramente un percorso per prepararci bene per quanto riguarda la prima partita di campionato.
Un giudizio su questo famoso maledetto girone sud, che insomma raccoglie davvero formazioni che sono accreditate alla vittoria finale, ne sono tante. Ah, sicuramente così come è composto, anche se da quanto ne sappiamo non è ancora ufficiale, perché potrà subire dei cambiamenti. Sicuramente è il girone più difficile, perché ci sono squadre veramente che stanno spendendo tanti soldi, che si stanno organizzando veramente in modo per puntare direttamente alla vittoria del campionato, che sappiamo benissimo che ne vince solo una, quindi sarà una bella lotta. Poi sai che anche col fatto che ci saranno tutte le campane messe insieme, così sarà un campionato difficile, ma questo diciamo che lo sapevamo già. Si attendono questi rinforzi in pratica, che dovrebbero dare anche la possibilità di fare un piccolo salto di qualità alla squadra, considerati rinforzi importanti. Ecco, quanto è importante che arrivino presto? Ma è importante perché cominciano a inserirsi, per quanto riguarda il discorso proprio dell'organizzazione tattica, per il discorso anche di gruppo, di socializzare con i compagni, di cominciare a capire realmente quello che veramente questi ragazzi all'interno dello spogliatoio cosa propongono, perché sono una squadra che è dedita al lavoro, che si applica sempre su tutto quello che gli proponi. Ed è normale che ci serve anche per alzare un po' il tasso tecnico di questa squadra, che noi, come dicevo prima, siamo contenti di come stanno sviluppando il lavoro, però siamo altrettanto convinti che con 2-3 innesti importanti questa squadra si può togliere delle buone soddisfazioni. L'esperimento di Sainz Mazza centrale come è andato? Bene, lui è uno che che come caratteristiche si può adattare anche in quel ruolo, anche se non è il suo ruolo, però lo sta facendo bene. In mancanza d'altro dobbiamo sopperire, ecco. Abbiamo visto anche una buona prestazione in quanto a caparbietà e applicazione dell'ultimo arrivato, Altobelli. Sì, un ragazzo che poi Roberto ha già avuto, e quindi lui è entrato subito nei nostri meccanismi perché li conosceva. Però essendo un 95 è uno che sicuramente ci può dare una mano. Comunque la bandiera, ho trovato quella imitazione di Rocca Porena. Dove è Rocca Porena? No. Rocco Pre, lui non c'era. Eri tu che facevi l'imitazione sua. E tu non c'eri. Perché se no. Che cosa, come hai fatto l'imitazione di Roberto? A prendere. Però devi fare tutte le movenze. Quando preparavo, com'è un fatto? No, quella era quella. Qui si faceva così. Stava Marinello in porta, lui che mimava il rigore. Quando noi il rigore che doveva battere? Brindisi, a Brindisi, che mi ricordo. Ah, c'era vantaggiato, doveva battere il rigore. No, vantaggiato, facendo una presentazione. Vantaggiato Molino. Lotus. Ed ecco i bomber del Foggia. Io faccio 30, io faccio 40, come mi svegli? Guarda cosa fa. Vantaggio ti ha fatto duio. Perché poi quando sono bello, perché? E sai che stai, non è cazzo. Oh, chiudo là! Chiudo là! Thank you.
Bentrovati anche oggi all'appuntamento con Calcio d'Estate, una puntata particolare, praticamente l'ultimo giorno di ritiro per quanto riguarda il Foggia. Ci siamo recati proprio alla Dino Stel, che è l'albergo che ha ospitato il Foggia in questi giorni di permanenza a San Giovanni in Fiore. Dopo l'ultima amichevole di martedì contro l'equipe Calabria, quella di ieri è stata la giornata delle firme. L'arrivo nel ritiro di San Giovanni in Fiore del direttore generale Masi e del dirigente Lino Colangione, alla presenza del DS Beppe Di Bari, hanno portato a concretizzare con le firme sul contratto l'acquisizione di Miguel Ángel Sainz Maza, l'attaccante spagnolo che potrà così giocare la gara di Coppa Italia di venerdì contro il Melfi, e nel pomeriggio quelle di Giuseppe Agostinone e Mattia Altobelli, il difensore esterno destro classe 95 in prestito dal Pescara. Sono nato come dire centrocampista lì a Pescara, ho fatto tutte le giovanili lì al centrocampo, poi un allenatore mi ha voluto spostare indietro e da lì ho iniziato la trafila da difensore centrale. Poi quest'anno mi hanno portato in ritiro con la prima squadra, mi hanno messo terzino, l'anno scorso pure con il mister De Zerbi ho fatto buone partite da terzino, centrale, ma quest'anno vediamo dove servo mi metterà. Un tecnico che quindi conosci bene e che ti conosce bene soprattutto. Sì, mi ha voluto lì a gennaio su a Darfo. È andata male, però sono fiero dei miei risultati perché mo mi ritrovo in una bella categoria, speriamo di far bene e la mettiamo tutta. Ecco, una piazza come Foggia è una piazza molto calda, aiuta molto, vero? Sì, è una piazza non calda, caldissima. E ci sta chi aiuta e chi no. A me aiuta perché il pubblico piace, è bello comunque essere accolti così. Come ti sei trovato con il nuovo gruppo? Nuovo gruppo bene, alla grande, sono bravi ragazzi, sono tutte brave persone, mi hanno accolto bene anche nel gruppo, negli spogliatoi, tutto bene. Ti porti un cognome un po' pesante, poi tra l'altro Mattia Altobelli, credo sia omonimo del figlio di Spillo. Sì, ma è solo un omonimo, niente di che, me lo dicono tutti in parecchi, ma è solo una coincidenza. Allora capitano, gruppo nuovo, da quello che insomma ci sembra di vedere c'è molto affiatamento, c'è anche parecchio entusiasmo e soprattutto la serenità che ci vuole insomma per cominciare col piede giusto. Beh, assolutamente, soprattutto in questo periodo dove si lavora tanto e si è lontano dalle gare importanti, è chiaro che la serenità aiuta ad affinare e compattare il gruppo, per cui sono felice, ci avviciniamo come dicevo prima a partite decisive, quella che è la Coppa Italia, per cui lasciamo questa parte di campionato, cioè il ritiro, e ci affrontiamo, iniziamo a buttarci nel vivo della situazione. Cristian, che sia un campionato difficile, insomma non lo diciamo noi, lo dicono un po' tutti, il girone del Foggia in particolare, c'è uno stimolo in più probabilmente per chi non parte favorito? Assolutamente sì, è chiaro che giocare partite storiche come quelle di Catanzaro, come quelle di Messina e tante altre è bello, ma anche tanti derby è molto bello, però è chiaro che bisognerebbe andare preparati e mi auguro che anche la società sappia di questa situazione e che riesca a puntellare anche la squadra e la rosa in maniera positiva. Chi ti ha colpito dei nuovi arrivi fino adesso, tutti questi ragazzi giovani che sono arrivati a dare manforte al Foggia? I ragazzi sono tutti bravi, sono stati scelti e valutati in maniera scrupolosa, per cui è chiaro che sono tutti giocatori ottimi. È chiaro che desta molto stupore Miguel Maza, perché è normale vederlo con la maglietta del Barcellona e poi averlo qui a Foggia è un onore. Capitano, in bocca al lupo e buon campionato. Crepi, grazie. Direttore Masi, allora si ricomincia dopo un po' di peripezie iniziali, riassetto societario, ridistribuzione di quote, beh comunque adesso è il momento della verità. Ma più che il momento della verità è il momento di continuare a lavorare, a programmare, a pianificare così come è stato già fatto per questa nuova stagione, sicuramente con cambiamenti e mutamenti societari che comunque a mio parere sono sempre positivi nel momento in cui il confronto anche vivace e dinamico porta a risultati che generano nuove pianificazioni, nuove programmazioni e quindi valore aggiunto. Valore aggiunto che quest'anno più che mai diventa opportuno considerando che, insomma, come si temeva, il Foggia è stato inserito in un girone definito il girone della morte addirittura, perché ci sono almeno 6-7 squadre accreditate della vittoria del campionato già ai nastri di partenza. Ma io non sono di questa idea, nel senso che sappiamo benissimo, e lo abbiamo detto sin dall'inizio,
che questo è un campionato tranquillo per il Foggia Calcio, un campionato che ci vede competere con squadre che si stanno attrezzando per vincere il campionato. Noi vogliamo sottolineare una mentalità vincente di questo gruppo e quindi la capacità di competere con chiunque, poi man mano vedremo come andranno le cose. È una squadra ancora da costituire tutto sommato, perché mancano ancora alcune pedine importanti, tra l'altro pedine richieste esplicitamente dai tecnici, e dunque anche sotto questo aspetto a che punto possiamo considerarci? Stiamo lavorando sul completamento dell'organico, sulle indicazioni che ci vengono date dal mister Brescia e dal mister De Zerbi e dal direttore sportivo. Mancano credo due o tre elementi, su questo stiamo lavorando, crediamo di poter concludere questo organico, quindi completarlo nei prossimi giorni in modo tale da poter iniziare il campionato con una fisionomia ben precisa. Tutto pronto anche per il campionato, vale a dire insomma la macchina organizzativa del Foggia si è mossa, è stato rimposto anche un tassello che era venuto a mancare, il responsabile dell'ufficio stampa, per cui adesso insomma si parte con più tranquillità e con più organizzazione. Sì, come in ogni buona famiglia ogni tanto ci sono incomprensioni e equivoci, l'importante è sanarli, chiarirli. E io sono felicissimo di rivedere all'opera Lino Zingarelli, responsabile dell'area comunicazione, che è uno dei tasselli di questa squadra che opera quotidianamente con molta abnegazione, con molto spirito di sacrificio e impegno. Dobbiamo lavorare perché dobbiamo farci trovare i nastri di partenza in maniera efficiente ed efficace. Direttore, erano stati annunciati ulteriori ingressi in società. C'è qualcosa all'orizzonte sotto questo aspetto? Credo che tutti lavorino per consolidare ancora di più l'assetto societario sotto il profilo finanziario, ma anche sotto il profilo del contributo di esperienze e di professionalità che possono aiutare a fare grande questo sodalizio rossonero, che si accinge a disputare un campionato di Lega Pro dopo appena due anni. E quindi credo che ci sia necessario l'impegno e il contributo anche di altri. Non mi hai risposto però, c'è qualche ingresso in previsione a breve? Oh, questo io non ho una risposta perché non ci sono novità sotto questo aspetto, però ho risposto dicendo che si sta lavorando. Bollino, uno dei volti nuovi del Foggia, beh insomma la prima parte della preparazione è finita, tra un po' si va a fare sul serio. Tu sei un siciliano, Doc, un palermitano, hai trovato un altro siciliano in squadra che probabilmente ti aiuterà molto a inserirti anche dal punto di vista linguistico, perché nel Foggia si sa che si parla foggiano soprattutto. Adesso sei una buona parte anche di siciliano. Ecco le tue impressioni e poi dacci un po' le tue caratteristiche tecniche. Sono qua da due settimane all'inizio del ritiro, ho avuto una buona impressione dei miei compagni, mi hanno aiutato molto a entrare subito nel gruppo. Io sono un giocatore brevelino, rapido, mi piace rientrare sul sinistro, mandare gol ai compagni e a volte fare anche gol. Qualche gol l'abbiamo già visto in pratica, anche se ne sono solo partite ufficiali, è un buon auspicio per il campionato? Ma si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera, speriamo che sia così anche quest'anno. Hai avuto modo di assaggiare leggermente un po' la tifoseria rossonera, no? Che ci tiene molto la sua squadra, è una carica in più per un giocatore come te? Sì, quando un giocatore entra in campo e c'ha l'arma in più che sono i tifosi, può aiutare molto e decidere più la partita. Antonio Dall'Occo. Si ricomincia con un'altra avventura, un gruppo nuovo, un campionato difficile. Sì, abbiamo ricominciato, gruppo nuovo neanche tanto, visto che comunque siamo buona parte dell'anno scorso. Questo aiuta comunque chi viene quest'anno ad integrarsi meglio all'interno insomma, dello spogliatoio. Siamo carichi e pronti insomma, per questa nuova avventura. Come detto tu, è un campionato difficile, però penso che cerchiamo di dare sempre il massimo su qualunque campo.
Ecco, confrontarsi con formazioni accreditate già alla vigilia, insomma, della vittoria del campionato è uno stimolo in più. Ma sicuramente andiamo ad affrontare, insomma, squadre importanti, in piazze importanti, ma lo siamo anche noi, quindi insomma ci faremo rispettare. Ecco, le impressioni di questo gruppo, soprattutto i nuovi arrivi? Ma sono tutti ottimi ragazzi, bravi ragazzi, sono integrati al meglio all'interno dello spogliatoio e speriamo che, insomma, di continuare così. Per quanto riguarda la guida tecnica, anche qui insomma, qualche cambiamento c'è stato naturalmente di metodo rispetto alla gestione precedente. Come vi siete trovati con i nuovi tecnici? Ma abbastanza bene, si lavora sodo e anche dal punto di vista fisico siamo ad un buon livello, dobbiamo ancora insomma, arrivare al top, però c'è tempo. Buon lavoro. Ormai possiamo considerarti uno degli anziani a tutti gli effetti, Marcello. Dunque, si inizia una nuova stagione, tanta preparazione, è un periodo forse più difficile, no, per voi calciatori, però mi sembra che l'ambiente qui sia tranquillo, sereno e che ci sia molta voglia di cominciare. Sì, si sa che la forza di questa squadra è il gruppo, quindi anche se il lavoro è abbastanza intenso lo si fa con il sorriso sulle labbra. Quando si sta fuori dal campo, poi quando si sta nel campo tutti si è a disposizione dell'allenatore, però in linea di massima è un gruppo nel quale è bello lavorarci. Senti, due tecnici, Brescia e De Zerbi, ecco. Come vi siete trovati con loro? Ci sono cambiamenti rispetto alla scorsa gestione? Diciamo che c'è stato già un feeling da subito, perché fondamentalmente sposa il calcio che a noi piace, quindi è stato facile per lui iniziare a lavorare con noi e per noi metterci a disposizione sua. Praticamente quasi colleghi, no? Considerando che da poco ho smesso anche di giocare a calcio. Colleghi no, loro sono gli allenatori e noi siamo i giocatori, però sì, è abbastanza giovane, ha voglia di fare. Quindi ripeto, ha trovato una squadra intelligente che dal primo momento si è messa a disposizione a 360 gradi, quindi penso che per un allenatore sia un motivo d'orgoglio questo. Il fatto di essere stati inseriti nel girone cosiddetto della morte, così l'hanno definito, può essere più stimolante per voi? Beh, sinceramente per quanto mi riguarda preferivo fare il girone C, perché vai ti confronti con squadre, con belle squadre, vai a giocare in stadi veri, con tutto il rispetto per le altre. Ovviamente è un girone dove sono tutti attrezzati per fare bene, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e darci dentro. Si gioca anche la Coppa Italia e dunque il primo impegno ufficiale davanti al proprio pubblico. Ecco, che cosa vi aspettate da questa partita? Beh, sicuramente di mettere in pratica quantomeno quello che stiamo facendo e quello su cui stiamo lavorando. Ovviamente siamo ancora in preparazione, però non è un alibi assolutamente, perché già dalla prima ufficiale noi dobbiamo farci trovare pronti.
Dino Colangione, un dirigente in ritiro. Allora, che impressione hai di questo gruppo? È tutto pronto per l'esordio in campionato e soprattutto in Coppa Italia? Sì, un'ottima impressione, vedo un gruppo motivato e siamo pronti per l'esordio. Domani ci sarà la prima in Coppa Italia, insomma, così cominceremo. Chiaramente adesso la squadra è ancora sotto carichi di preparazione e cominceremo a vedere qualcosa. Cominceremo a vedere anche quei famosi arrivi importanti che insomma la società ha ventilato già dai primi giorni di ritiro. Sì, uno dei primi arrivi importanti è stato la firma dello Spagnolo oggi, quindi sarà presente nella partita di Coppa Italia. A breve arriveranno anche gli altri, insomma, ecco. Questione stadio, diciamo, risolta? Diciamo. Ma si arriverà a quei famosi 5.000 che auspica il presidente Verile? Certo, sì, l'obiettivo è quello, poi cercheremo ancora di migliorarci ad ogni modo per cercare di arrivare ai 7.500. Ci sono probabili nuovi ingressi in società a breve? Al momento no, al momento la compagine resta quella che conosciamo. All'interno dei tre gruppi ci sono state delle variazioni di assetti, ma restano a percentuali invariate i tre gruppi. Possiamo quasi dire che si tratta del 43esimo ritiro. No, 41esimo, perché due anni sono stato fuori con l'era di Casillo nell'86 all'88, 41 anni. Dunque, che differenza ecco tra un ritiro di 40 anni fa e quello di oggi? Quello di oggi? Dario, testo un! Traduciamo per chi ci ascolta dal resto dell'Italia, Capacchion. E allora io gli parlo, stavamo in Serie A, ritiro a Pavullo, ma avevamo anche le scarpe, c'era il magazziniere Luigi Bruno, che è ancora vivo, e non avevamo le scarpe. Comprò le calze dei militari coi verdi e venne Piero Pasini, che era del Corriere dello Sport di Bologna, e venne a fare interviste a Prugelli e gli domandò: ma perché stanno scalzi? E lui, per non dire che non avevamo scarpe, disse: si devono rinforzare i piedi, che c'hanno i piedi di ferro. Per questo è tutto cambiato. Adesso hanno tutto, la preparazione è molto diversa. Prima si andava subito sul pallone, adesso fanno una preparazione specifica per ogni ragazzo, si fanno le visite mediche, si vede la postura dei ragazzi, tante cose sono cambiate, tante. Dal punto di vista invece ecco del clima che si vive nello spogliatoio? Ma il clima è sempre questo, perché noi siamo come una famiglia, però come mi dicono dalle altre parti no, perché adesso i ragazzi col computer, con questi telefonini, stanno sempre isolati. Invece prima si giocava, noi continuiamo a fare questo perché li facciamo spegnere i telefonini, il computer e tutto quanto. È come una famiglia. Poi tra l'altro con gli animatori, ecco, tipo proprio Rabaglietti, non è difficile fare comunella, fare soprattutto gruppo. Sì, ci sono sempre gli scherzi, c'è il bonaccione, c'è quello più scaltro che fa gli scherzi, allora se uno è un poco sveglio lo svegliamo un pochettino noi con degli scherzi, oppure lo coinvolgiamo col gruppo. Ecco, dei nuovi arrivati per esempio c'è qualcuno predisposto a questo tipo di atteggiamento? Quello scaltro è il francese, Gigliotti, quello un po' più abbonato, scusate la parola abbonato, che dobbiamo svegliarlo, certo. È paride. Ci sono due paridi, mo sì. Scegliete da voi qual è. C'è un paride portiere, se non sbaglio, sì. E l'altro invece calciatore. Ecco. Allora, Lino, dunque, ritrovarti naturalmente sul tappeto verde qui è sempre simpatico, è sempre una cosa bella. Intanto ci stanno aggredendo con le pallonate, evidentemente. È sempre il mister, anzi no, l'accompagnatore. L'accompagnatore del mister. Oh Lino, allora adesso parliamo di cose serie. Il campionato qui si è presta a disputare il Foggia. No, non faccio.
vi racconto la storia di Don Leonetto. Come vedete, nonostante il gran lavoro, comunque c'è davvero un clima di tranquillità, di serenità, sì, sì, e di allegria anche in ritiro. Però ecco, siamo alla vigilia di un campionato molto difficile, Lino. Non dico è una piccola Serie B, ma quasi. Però noi ci metteremo sempre il cuore, come tutti i ragazzi che sono ragazzi eccezionali, sono bravi ragazzi, e sicuramente faremo un grandissimo campionato. In bocca al lupo a te e ai ragazzi. Crepi lupo e forza Foggia. Regina, olá, olá.